Io ti dico che Rocco ha dei problemi. Perché aveva delle riviste porno sotto il letto, sì, proprio per quello. Ma come significa che ha cominciato a farsi le seghe? Stai ascoltando? Jody McGee. E dai, Ro, non è morto nessuno. Il mio pisello, sì. Jody McGee, l'erede di Freddie Mercury. Sì, vabbè. L'hanno beccato che si baciava col suo batterista. Infatti i paparazzi hanno rotto, ma che gliene frega se è gay? La ragazza nel bagno con Andrea. Ma chi è? La conosco. Sono io, mamma. Ma tu non sei mica. Dobbiamo parlare. No, anzi, devi parlare con papà. Questa è una fase di transizione. È un momento. Non è un momento, cazzo! Tu vuoi soltanto punirmi perché non vuoi che io sia così. Conosco il nome del magarino a Torpagnotta. Dov'è? Culalone. Mazza, che figata! Mi vendo gli ovuli. Li faccio, tipo le govo. Li piazzo online e li vendo. Questa cosa è geniale, oh! Take your time when sensuality. Magarino de merda! A me mi pareva troppo poco 150 euro per tre biglietti, eh. Ma Mauri, il problema non sono 150 euro per tre biglietti, ma la scritta tribuna con due B. Un argomento delicato, bisogna sensibilizzare la società su queste tematiche, però nel 2016 ancora è necessario sì, ma perché questo tema, il tema dell'omosessualità, in questo caso dell'omosessualità di un adolescente, quindi con una famiglia che assiste a questa, alla confessione di questo ragazzo, perché purtroppo bisogna parlare di confessione, è ancora un tema estremamente caldo, ma io credo che in questo paese questo tema, ahimè, sarà sempre molto caldo, perché questo è un paese fortemente omofobo, anche se fa finta di non esserlo. Poi, grazie a Dio, si sono fatti dei grandi passi in avanti, nel senso che anche questo, a proposito delle unioni civili, questo passo fatto al governo è fondamentale, è epocale. Poi molti si sono lamentati perché ancora non si, ancora con le adozioni siamo indietro. Un momento, facciamo un passo per volta, arriveremo anche a quello, io mi auguro che ci arriveremo presto, però bisogna essere contenti dei passi fatti, perché comunque è un passo che in 30 anni non era stato fatto, quindi gioiamo già di quello che c'è, poi vedremo. E quello per quanto riguarda le unioni civili, che però ovviamente sono afferenti al tema che io ho trattato. Io credo che quello che io ho raccontato purtroppo penso che sia diffusissimo, nel senso che, o meglio, so che è diffusissimo, perché questo è in grande sintesi la storia di questo ragazzo che appartiene a una famiglia evoluta, aperta, progressista, a parole, rivela la propria omosessualità e la famiglia esplode. Questo non è una novità. Non è una novità. Le reazioni della famiglia sono spesso inconsulte di fronte a questo. D'altra parte mi capita spessissimo, anche facendo dibattiti su questo film, che dicono: beh, ma è ovvio che quando una famiglia scopre che il figlio è omosessuale, beh, è ovvio che c'è e rimane attonita. Ma per me non è ovvio per niente, non ho capito perché bisogna rimanere attoniti di fronte a qualcosa che, per quanto mi riguarda, è assolutamente naturale. Io sarei molto felice se mio figlio mi dicesse: mamma, io sono fatto così. Poi come è fatto è la sua libertà, cioè deve essere libero di poterlo dire con assoluta serenità. È omosessuale, è eterosessuale, ma io sono felice se lui è felice e realizzato. Questo secondo me è importante che i nostri figli ci dicano, non che le nostre convinzioni o le nostre sovrastrutture condizionino la loro libertà e la loro disinvoltura nel rapporto con noi. Invece poi quello che io ho raccontato è esattamente questo, cioè quanto le sovrastrutture intervengono ancora su questo tema che, ahimè, dobbiamo ritenere delicato, difficile da trattare, eccetera eccetera. Perché siamo così ipocriti e moralisti? Una lettura anche sociologica. Che ne so, mi fa una domanda alla quale se avessi una risposta sarei più serena. Non lo so perché, io infatti ci ho fatto un film apposta sopra per dire, ma esatto, è questo, il sottotitolo, perché siamo ancora così ipocriti e moralisti? Boh. Non lo so, perché siamo un paese schiavo del pregiudizio. Purtroppo siamo un paese, ma mica solo sull'orientamento sessuale, anche su tante altre cose. È bellissima l'idea di coinvolgere la fascia d'età degli adolescenti, visti anche tanti casi di cronaca, purtroppo di suicidi di quell'età. Io infatti ho fatto un'operazione che magari è anche un'operazione delicata da questo punto di vista, nel senso che ho voluto raccontare in commedia qualcosa che poi invece spessissimo sfiora la tragedia, perché quanti ragazzi si tolgono la vita proprio per
questo fatto, per il fatto che vengono presi in giro, rifiutati dalla famiglia, dalla scuola che ha delle colpe spaventose, ma dallo Stato in generale. Cioè le istituzioni di fronte a questo argomento sono carenti, è carente la famiglia, è carente la scuola, è carente la Chiesa ed è carente lo Stato, perché poi i risultati sono questi. Un sacco di ragazzi non è che non dicono ai genitori di essere omosessuali, non lo dicono neanche a se stessi, questo è il vero problema. Il vero problema è che un sacco di gente nega a se stessa il proprio orientamento sessuale perché sa di vivere in un mondo che non l'accetta, in un mondo dove dovrà lottare, perché un'altra cosa che ho sentito dire statisticamente da un sacco di genitori è: ma avrà una vita complicatissima. Ma perché deve avere una vita complicatissima? Però poi purtroppo è vero che ha una vita complicatissima, ma perché? Perché c'è gente che dice avrà una vita complicatissima, per cui si crea un muro di proprio di separazione fra queste persone, fra persone che hanno questo tipo di orientamento sessuale e il resto del mondo, anche se è un muro magari di plexiglass, per cui si vede attraverso, però è un muro. Un argomento delicato, quello al centro del film da voi interpretato. Quali sono le problematiche degli adolescenti o comunque dei vostri coetanei, visto che siete ventenni entrambi? Quali sono le problematiche? Il tema che abbiamo trattato noi con questo film sicuramente purtroppo è una problematica, è brutto chiamarla problematica, quindi questa cosa sicuramente è un tema che abbiamo voluto trattare proprio per... insomma, per far capire che la normalità, prima Veronica diceva è come se ti nasce un figlio biondo o moro, ecco, insomma, così dovrebbe essere. La problematica è quella che è la distanza creata dagli altri, dai bigottismi, dai moralismi che la società ancora ci impone. Beh sì, assolutamente, questo è un tema di grande attualità, specialmente in una società come questa, appunto. Quello che posso dire io, forse un messaggio di speranza, perché dall'esperienza che ho avuto io di amici, di persone, di conoscenti anche, che hanno dovuto affrontare questo appunto, questo distacco rispetto alla società, mi rendo conto che queste persone hanno molta più forza di quanto invece non se ne veda in chi di questi problemi non ha mai dovuto affrontarne.